Baruffi Cars, appoggi ridenti. Oltre 200 persone hanno partecipato sabato sera alla cena benefica organizzata dall'associazione Gruppo Amici di Gita ABC e Lions Club Masegra Satellite Montagna in Valtellina Grumello per raccogliere fondi da destinare ad Aisla e Will DM per la cura della distrofia muscolare. Protagonista dell'appuntamento il cantante Gian Pieretti, personaggio noto a tutti gli italiani, per il suo brano entrato nella leggenda della musica leggera, Tu sei bella e ti tirano le pietre. Una volta io mi ricordo quando ero ragazzo, quando portavo un fiore ad una donna, era una cosa bellissima. Oggi tu chiedi a una donna cosa ti regalo per due giga, cioè siamo a dei livelli, è finita. La poesia se n'è andata, è cambiata. A intrattenere il pubblico, fra le altre cose, la tradizionale ma sempre gettonatissima pesca di beneficenza, alla quale i commensali si sono prestati con grande entusiasmo. In palio numerosi ricchi premi che dimostrano la sensibilità degli operatori economici nei confronti di coloro che sostengono le attività dei sodalizi impegnati in ambito sanitario. L'appuntamento è ricorrente e a cadenza annuale, come ha spiegato nel corso della serata svoltasi alla Brace, dal presidente degli Amici di Gita Gianfranco Avella e dall'anima del sodalizio Paolo Caputo. Un evento che si accompagna alle altre numerose iniziative messe in campo da oltre 14 anni per sostenere la ricerca e le attività al servizio di chi fronteggia la malattia. Di volta in volta, ricordato Caputo, destiniamo il frutto del nostro impegno e della sensibilità di chi ci sostiene a realtà diverse. La valutazione dei bisogni è sempre molto attenta. Nel tempo il sodalizio, guidato dall'ex procuratore di Sondrio Gianfranco Avella, ha dato una mano concreta a Caritas, Aido, Lilt, Centro Aiuto alla Vita e molti altri. La generosità dei valtellinesi si riconferma di anno in anno, così come sempre alta l'adesione al pellegrinaggio di maggio che dalla Santa Casa di Tresidio arriva fino al Santuario della Madonna di Tirano. Il prossimo appuntamento è con una gita culturale a inizio primavera per ritrovarsi e fare nuovi progetti, ma anche per ricordare una volta di più le necessità di chi fronteggia esperienze difficili e faticose. Questo, ha ricordato Paolo Caputo a fine serata, è lo spirito che ci contraddistingue e che ci guiderà anche in futuro.